Che lo Stato sta tornando a fare i controlli, come vede noi siamo qua fisicamente presenti con gli ingegneri del mio ministero, i controlli che stiamo facendo in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma stanno producendo dei modelli di sicurezza e di verifica delle infrastrutture che poi imporremo ai concessionari. Che cosa significa? Prima il concessionario legittimamente si faceva le proprie verifiche, si chiama verifica di carico delle infrastrutture, dopodiché mandava le carte al ministero. Oggi facciamo il contrario, è il ministero che fa le verifiche, le risultanze scientifiche dicono una determinata cosa e viene detto al concessionario deve rispettare questi standard di sicurezza. È un totale cambiamento di paradigma, lo Stato torna a controllare e a farsi rispettare. Conferma quindi che c'è la copertura finanziaria dei 192 milioni di euro stanziati con il decreto Genova? Ho parlato stamattina con il ministro Tria che ovviamente conferma l'esistenza dei 192 milioni, c'erano e ci sono.